Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG Ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rioni Ruin Vulture. Oggi tratteremo un argomento molto vicino a noi. Nel corso di quest'anno la nostra è diventata una scuola 2.0. Questo progetto prevede una vera e propria rivoluzione all'interno dell'istituto, grazie all'installazione di dotazioni tecnologiche avanzate che consentono a noi studenti di poter apprendere in maniera più interessante e innovativa. Ora le classi sono tutte dotate di lavagne interattive e inoltre a nostra disposizione ci sono sempre tablet e computer con programmi che ci consentono di poter svolgere in classe lavori di gruppo e ricerche per poter approfondire gli argomenti studiati. Queste attività ci permettono di imparare ad utilizzare meglio le strumentazioni tecnologiche che al giorno d'oggi sono molto importanti per il nostro futuro lavorativo. Per inaugurare il progetto Scuola 2.0 è stato organizzato un evento nel nostro istituto dal titolo Idee per un umanesimo digitale. In merito a questo, ascoltiamo il parere del dirigente scolastico, dottoressa Antonella Ruggiri. Quali sono le nuove prospettive che la Scuola 2.0 offrirà al suo istituto? E sicuramente delle prospettive molto interessanti per i ragazzi e arricchenti dal punto di vista formativo. Significherà introdurre una didattica innovativa che metta i ragazzi di acquisire competenze sempre più consolidate che vadano nella direzione di saper coniugare quanto di tradizionale è stato fatto nella scuola con l'innovazione digitale. E in che modo la cultura umanistica può coniugarsi con l'innovazione digitale? Sicuramente la cultura umanistica si coniugherà molto bene con la cultura digitale, perché non dobbiamo mai dimenticare che il digitale e tutti i mezzi informatici che andremo a utilizzare sono degli strumenti a servizio della didattica e la cultura umanistica è alla base della nostra storia, è alla base di tutto, non possiamo dimenticarla e non possiamo metterla a dimora. I veri protagonisti di questo evento sono gli studenti e i docenti che si sono adoperati per realizzare vari progetti. Vediamo di cosa si tratta. E lei, professoressa, cosa ne pensa? Credo che la Scuola 2.0 e questa modalità nuova di fare lezione possa creare dei circoli virtuosi tra insegnanti ed allievi. L'insegnante mette a disposizione della classe le proprie competenze professionali e gli allievi le competenze che comunque si trovano ad avere, realizzando quindi anche percorsi di apprendimento significativi. Senza dimenticare che risorse digitali, risorse tecnologiche sono degli strumenti al servizio della didattica, di una didattica che deve in un certo senso essere calibrata anche su quello che può essere la caratteristica dell'allievo, su quello che può essere l'interesse, su quella che può essere la motivazione. Sono risorse che ci devono mettere nella condizione di fare una scuola nella quale tutti possano stare bene e nella quale tutti possano costruire e possano collaborare, non soltanto così teoricamente, ma anche realizzando, creando prodotti e quindi costruendo poi, come dicevamo prima, percorsi significativi di crescita e di formazione. A tuo parere, che differenza trovi tra la classica lezione frontale e quella collaborativa? Beh, ci sono delle differenze, poiché possiamo dire che con questa nuova scuola 2.0 cioè abbiamo dei vantaggi, nel senso che la lezione frontale appunto non c'è più, ma c'è una collaborativa. Il lavoro svolto è un lavoro fatto dal gruppo classe, quindi è il frutto di più idee che sicuramente rende l'ambiente più produttivo. Quali sono i benefici che apportano allo studio della matematica e della fisica le nuove tecnologie? E quali sono i programmi che maggiormente si utilizzano? I software che utilizziamo con gli studenti, tanto per matematica che per fisica, sono software molto semplici, quali ad esempio GeoGebra o anche Thinkling, ma anche Mubitsu. Sono software interattivi che consentono agli studenti di essere partecipi a quella che è l'attività che viene normalmente svolta. Le attività di laboratorio diventano anche più dinamiche, i ragazzi si appassionano sempre di più allo studio di queste discipline. Quali sono i benefici che apportano allo studio della matematica e della fisica le nuove tecnologie e quali sono i programmi che maggiormente si utilizzano?
Allora, partiamo dall'ultima parte della domanda. Il programma che utilizziamo qui a scuola, ormai da alcuni anni, è GeoGebra. Presenta molti vantaggi perché innanzitutto è un programma open source, i ragazzi lo possono scaricare gratuitamente a casa, e poi ha un'interfaccia molto potente. Possiamo visualizzare, per quanto riguarda il biennio, le figure della geometria euclidea, studiarne le proprietà e quant'altro. Per invece il triennio può essere utilizzato per lo studio di funzioni o per lo studio delle coniche, e quindi diciamo diversi vantaggi. Poi per quanto riguarda la prima parte della domanda, vedo i ragazzi negli ultimi anni, perché ormai stavo utilizzando queste nuove tecnologie da circa 4-5 anni se non ricordo male, i ragazzi hanno la possibilità di rivedere a casa gli argomenti che vengono trattati durante la lezione, perché al termine della lezione stessa possiamo salvare o su delle pennette o salvare su delle piattaforme condivise e utilizzare e riguardare gli argomenti trattati in classe da casa. Poi non voglio nascondere il fatto che, poiché i ragazzi ormai sono dei digitali nativi, sono ormai abituati ad utilizzare in maniera quotidiana le nuove tecnologie, mi riferisco ormai agli smartphone o ai tablet, e qui a scuola abbiamo sia gli schermi interattivi, che altro non sono che dei tablet di formato gigante, o le lavagne interattive. C'è un altro vantaggio: durante la lezione, non lo so, l'altro giorno stavamo affrontando diciamo il calcolo con le macchine, diciamo con i computer o con le calcolatrici, abbiamo avuto l'esigenza di richiamare degli argomenti riguardanti la macchina di Turing. Abbiamo visto, diciamo, in qualche minuto subito dei riferimenti su internet, e quindi abbiamo a disposizione tutto ciò che è ormai caricato da diversi anni sui vari siti istituzionali e non, riguardanti comunque il mondo della matematica. Ci troviamo davanti all'aula dedicata alla realtà virtuale aumentata, coordinata dal professor Riccardo Lopez, docente di storia dell'arte. In cosa consiste la realtà virtuale aumentata? La realtà virtuale è un mondo alla stregua di quello dei videogiochi, dove l'alunno si muove attraverso un avatar. Noi lo utilizziamo per la disciplina di arte, e in questo modo ci permette di costruire le opere d'arte che tradizionalmente venivano soltanto studiate sul libro. Costruendo l'opera d'arte, l'alunno deve andare a ricercare le misure, le texture, quindi il materiale, e in questo modo per costruirlo deve studiarlo. Quindi è una maniera di apprendimento che comporta una maggiore partecipazione da parte dell'alunno. Cosa hai imparato di nuovo attraverso questa attività? La realtà aumentata di Edmondo permette all'alunno di costruire, quindi innanzitutto si assumono delle competenze nel modeling, building, e permette all'alunno anche di diventare un architetto. Poi è un mondo molto grande, nel senso che comprende l'attività anche di tante altre scuole, quindi c'è collaborazione tra scuole, altre scuole digitali, molti progetti vengono fatti in sintonia, in sincronia con altri. In questo modo c'è anche il confronto, e noi sappiamo che il confronto porta sempre alla crescita. Adesso ci troviamo davanti all'aula dove si svolge l'attività del debate coordinata dalla professoressa Vittoria Il Popolo, docente di storia e filosofia presso il nostro istituto. Professoressa, in cosa consiste il debate? Il debate è una metodologia didattica sullo stile anglosassone e avviene attraverso la contrapposizione di due tesi che vengono argomentate dai ragazzi attraverso una ricerca fatta in maniera molto approfondita utilizzando le tecnologie, quindi l'informatica, internet, e abbiamo delle posizioni pro e contro una tesi su cui bisogna discutere. Quali sono le ricadute sugli studenti? Innanzitutto la capacità di espressione, quindi la ricerca continua di un linguaggio diverso e non quello usuale, la capacità di riuscire di vincere diciamo le emozioni, in qualche modo di controllare le emozioni e di riuscire a parlare in pubblico.
e anche la capacità argomentativa che, diciamo, l'ho detta per ultima, ma assolutamente ultima non è, perché i ragazzi si abituano a dare enunciati supportati da delle argomentazioni critiche, logiche e valide. Quale utilità può avere, secondo te, nel nostro percorso di studio questo genere di attività? Ok, l'attività del debate che abbiamo fatto ci è servita molto, innanzitutto per migliorare le nostre capacità espositive, che quindi ci sono servite anche nella scuola, quindi nelle interrogazioni, perché abbiamo capito che il dialogo, la parola è un'arma potentissima. Inoltre abbiamo anche sviluppato le nostre capacità critiche, perché abbiamo scoperto che uno stesso argomento può essere visto sotto diversi punti di vista, ed è proprio per mezzo dell'uso della parola, quindi dell'arte della parola, che noi dobbiamo avere la capacità di far rivalere le nostre opinioni su quelle degli altri. Ci troviamo davanti alla classe di lezione in modalità collaborativa coordinata dalle professoresse Ciampa e Pisacane, docenti di storia e filosofia del nostro istituto. Quali sono i benefici che comporta il fare lezione con questa modalità collaborativa? È innanzitutto il coinvolgimento di ogni studente, perché già la disposizione dei banchi fa sì che loro possano collaborare tra loro, oltre che con noi insegnanti, e diventano autori della propria costruzione del sapere, quindi Non sono conoscenze che gli vengono fornite, ma sono loro che le costruiscono e quindi sono responsabili di ciò che sanno. E lei, professoressa, cosa ne pensa? Credo che sia un modo per creare circoli virtuosi di conoscenze e di competenze, perché il docente con la sua professionalità mette a disposizione delle qualità, i ragazzi hanno altre competenze che possono risultare comunque del valore aggiunto a quella che è la quotidiana attività didattica. Oltre ai membri della comunità scolastica, hanno preso parte alla manifestazione numerosi esponenti del mondo politico, universitario, un dirigente del MIUR ed esperti in ambito digitale. Dalle varie visite fatte da lei nelle scuole digitali, quali potenzialità e prospettive ha rilevato che possano migliorare la formazione e la preparazione delle nuove generazioni? Allora, le esperienze più significative e interessanti sono un po' quelle tipo questa che stiamo vedendo oggi, cioè dove si riesce ad integrare questo tipo di lavoro con le tecnologie digitali nella didattica quotidiana. Fare sempre delle esperienze che sono separate rispetto alla scuola, tra virgolette, normale, non cambia la scuola. La scuola cambia se quotidianamente possiamo sperimentare nuovi linguaggi, nuove forme di comunicazione, che siano i siti, che sia il video, dove poter in qualche maniera utilizzare strumenti che sono quotidiani per apprendere anche contenuti che sono antichi, insomma. In che modo questo nuovo tipo di scuola può aiutare noi studenti nel momento in cui dovremo confrontarci con il mondo del lavoro? Beh, penso che sia veramente fondamentale questo tipo di apprendimento che è basato sulle tecnologie, su una realtà partecipativa, come era stato appena detto, perché è questo il modo in cui in futuro è questa la domanda del mondo del lavoro per i ragazzi che ci stanno entrando, quindi è cruciale che questa realtà diventi parte integrante del proprio curriculum. Per quale motivo la Regione ha deciso di investire questi fondi a favore del progetto Scuola 2.0? Per quale motivo? Perché ha creduto in un progetto che è il Distretto Scolastico 2.0, che raccoglie una rete di scuole che avevano voglia di trainare la scuola di Basilicata verso l'innovazione. E quindi una serie di scuole, ma soprattutto docenti di comprovata esperienza che avevano voglia di rinnovare. Sperando che il nostro servizio sia servito, almeno in parte, a far capire quanto questa innovazione sia importante per la nostra formazione culturale, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.